Ciao ragazzi, oggi vi spiego come creare una rosa in pasta di mais. Quello di cui avete bisogno è della pasta di mais. Trovate la ricetta nel mio blog e il link è nel mio canale. Dovete fare 5 o 6 palline, dipende come volete voi, per i petali e una centrale, per la parte centrale. Della crema per le mani, perché la pasta di mais tende a seccare subito e dovete sempre lavorarla con le mani sporche di qualcosa che la ingrassi, in questo caso crema, una crema qualsiasi, uso della crema per il corpo che non mi piace da utilizzare. Ci sporchiamo le mani, prendiamo una nostra pallina, la lavoriamo un po', sentiamo che è bella liscia e creiamo la appiattiamo un po', lasciando la parte più sotto un po' più spessa e quella in alto un po' più sottile. La lavoriamo, la rotoliamo un po' per creare la parte centrale fino ad ottenere questo risultato qua. Poi, sempre sporcandoci in continuazione le mani di crema, appiattiamo una delle nostre palline, sempre lasciando la parte di sotto più spessa e quella in alto più sottile, che sarà la cima del nostro petalo. Schiacciamo un po' e la applichiamo vicino alla fine del nostro rotolino, che è la parte centrale della nostra rosa. La avvolgiamo lasciando un po' di stacco, apriamo un po' il petalo e diamo la forma con le mani, ecco così. E continuiamo di questo passo, sempre sporcandoci le mani, con le altre palline. Sempre la cima più sottile e la applichiamo nella parte opposta. Io adesso le mani già abbastanza grasse, non me le sporco ulteriormente, altrimenti rendo troppo molla la pasta. Questo metodo lo possiamo applicare anche al fimo o al cernit. L'importante è che avete l'accortezza che, se lavorate con questo caldo, il fimo ultimamente crea molti problemi e potete metterlo un po' in frigo. Cioè, tagliate i pezzi, create le palline, un po' 5 minuti in frigo e continuate così finché non riuscite a creare. Magari anche lasciatela un po' in frigo prima di mettere la vostra creazione in forno, non gli fa male. Certo, non mettetela fredda perché altrimenti lo sbalzo termico rischia di farvi rovinare tutto, però... aiuto, stava cadendo la fotocamera come sempre, il mio piedistallo è da buttare. Applichiamo un ulteriore petalo, sempre comprimiamo per compattare i petali, un po' sottile, lo applichiamo qua, marchiamo un po'. Ecco qua, la nostra rosa è terminata. Continuiamo a premere di sotto.